Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in questo nuovo video di Infermieri Online, un canale YouTube interamente dedicato al mondo dell'infermieristica. Prima di cominciare mi presento come sempre, io sono Paolo e sono un infermiere. Nel video di oggi parleremo a grandi linee del diabete mellito e vedremo come si misura la glicemia, ma come sempre lo facciamo dopo la sigla. Eccoci di nuovo. Prima di entrare nel vivo del tema di oggi, vi ricordo, se non lo foste già, che potete iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate qui sotto e di attivare la campanella per ricevere una notifica quando usciranno i nostri prossimi video. Ma veniamo a noi e parliamo brevemente del diabete. Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue. Questa condizione è dovuta ad una scarsa o addirittura assente produzione di insulina o ad una scarsa responsività all'ormone insulina da parte dell'organismo. Si divide in due forme principali, il diabete di tipo 1 ed il diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 1 è causato prettamente da una componente genetica di cui non siamo direttamente responsabili ed è caratterizzato dall'assenza totale di produzione e quindi secrezione di insulina. Questo prevede una terapia insulinica costante per far fronte alla mancata produzione da parte dell'organismo. Il diabete di tipo 2 invece è caratterizzato da una ridotta sensibilità dell'organismo all'insulina e o ad una ridotta produzione e quindi secrezione di insulina da parte del pancreas. Si manifesta solitamente in età più avanzata. Avrà una piccola componente genetica, ma sarà soprattutto causato da comportamenti alimentari inadeguati come l'apporto eccessivo di glucosio e carboidrati, così come la sedentarietà e l'obesità. Questa forma di diabete e la sua gestione sarà quindi variabile in relazione alla sua gravità. Ma che cos'è quindi la glicemia? La glicemia è la quantità di glucosio presente nel sangue, misurata solitamente in milligrammi su decilitro. La rilevazione periodica o quotidiana di questo valore in soggetti a rischio è estremamente importante perché ci permette di prevenire squilibri glicemici come ipo o iperglicemie. Adesso che abbiamo compreso questi aspetti, sarà chiaro che l'alimentazione ed il successivo metabolismo dei cibi andrà ad alterare i valori glicemici nel sangue. Ne consegue che durante la giornata la nostra glicemia subirà delle fisiologiche variazioni. In soggetti sani, l'organismo riuscirà a compensare fisiologicamente variazioni, come per esempio in condizioni di digiuno prolungato o dopo una bella abbuffata di dolci. Questo però non succede alle persone diabetiche. È quindi molto importante che una persona diabetica monitori la propria glicemia con regolarità. In particolare il diabetico di tipo 1 insulino dipendente da 4 a 8 volte al giorno. Il diabetico di tipo 2, che assume solamente ipoglicemizzanti orali, basteranno una, due o meno misurazioni al giorno, mentre il diabetico di tipo 2 insulino dipendente dovrà misurarla più spesso durante la giornata, da 2 a 4 volte. Rimane fondamentale il concetto che il valore rilevato attraverso la misurazione della glicemia venga contestualizzato in base alle condizioni cliniche della persona e alle attività che ha svolto, ovvero quando e quanto ha mangiato l'ultima volta, e che cosa per esempio, e quanto si è mosso. La misurazione non deve essere fatta solamente a digiuno in maniera rutinaria, ma ovviamente anche in caso di presenza di sintomi di iper o ipoglicemia. Ma parliamo un po' proprio di queste due condizioni. Partiamo dal presupposto che nel paziente diabetico condizioni di iper o ipoglicemia sono particolarmente rischiose e possono degenerare rapidamente. Vanno quanto più possibile prevenute e, se presenti, vanno trattate immediatamente. In letteratura si parla di iperglicemia quando il valore glicemico nel sangue è superiore a 126 mg su decilitro.
Nel paziente diabetico i sintomi di un'iperglicemia si manifestano a valori più alti. Tra i 250 e i 600 mg su decilitro si può andare incontro a chetoacidosi diabetica, manifestando i seguenti sintomi: nausea, vomito, sete e poliuria, dolore addominale, alterazione dello stato mentale, dispnea, tachipnea, iperventilazione. Questo stato è caratterizzato da un'acidosi metabolica più o meno severa. La manifestazione dei sintomi varia da soggetto a soggetto, sia per l'iper che per l'ipoglicemia. Si può parlare di ipoglicemia invece quando i valori sono inferiori a 45-50 mg su decilitro. In questo caso i segni e i sintomi saranno pallore e diaforesi, stato confusionale, spossatezza, convulsioni e perdita di coscienza. Bene, ora che conosciamo un po' meglio il diabete, vediamo come si misura la glicemia. Nel video di oggi utilizzeremo questo misuratore di glicemia fornitoci da SinoCare. All'interno della confezione trovate tutto il materiale necessario alla misurazione. Come vedete dalle immagini, il kit è compreso di astuccio con cerniera, pungidito regolabile e le sue lancette, le strisce reagenti, l'apparecchio in sé e le batterie per farlo funzionare. L'apparecchio è molto semplice da utilizzare, presenta un tasto solo e si accende automaticamente all'inserimento della striscia reagente. Per prima cosa assicuriamoci che le mani della persona siano state lavate con acqua e sapone e non disinfettate, in quanto l'alcol presente all'interno dei disinfettanti potrebbe alterare il dato. Anche noi laviamo e disinfettiamo le mani. In caso di autosomministrazione, chiaramente non sarà necessario indossare i guanti monouso, cosa invece indicata per misurazione a terzi. Prepariamo ora il glucometro, controllando che funzioni e che le strisce reattive non siano danneggiate o scadute. Scegliamo il dito da pungere, preferibilmente terzo, quarto o quinto dito. È preferibile pungere la parte esterna del polpastrello, così facendo evitiamo le terminazioni nervose presenti sulla punta del dito e le zone callose. È altrettanto preferibile pungere il lato destro delle dita della mano destra e viceversa a sinistra, prestando attenzione a non pungere sempre lo stesso punto. Prepariamo il pungidito e inseriamo la striscia reagente. Indossiamo i guanti monouso. Poggiamo perpendicolarmente il pungidito alla zona che intendiamo pungere. Una volta a punto, rimuoviamo con una garza la prima goccia di sangue che fuoriesce, perché generalmente contiene un'elevata quantità di siero e quindi non risulta adatta alla misurazione. Ora possiamo comprimere leggermente il polpastrello, evitando di toccare il punto di foratura, fino a quando non si forma una bella gocciolona di sangue. Avviciniamo ora il glucometro e appoggiamo la striscia reattiva sulla goccia di sangue. Generalmente per capillarità risucchierà da sola la quantità di sangue necessaria. Cerchiamo di non toccare con la striscia il dito per evitare di falsare il dato. Attendiamo che compaia il valore e mentre lo facciamo possiamo fornire una garza pulita alla persona per comprimere il punto di foratura e favorirne l'emostasi. A questo punto smaltiamo la striscia reagente nei rifiuti speciali ed il pungidito nel contenitore portaaghi. Ricordiamoci di documentare subito il valore in cartella o sul diario personale del paziente. Anche per oggi è tutto. Speriamo come sempre che questo video vi sia piaciuto o in qualche modo vi sia tornato utile. Se così fosse, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like o un commento.
In caso vogliate scriverci, ci trovate anche su Instagram. Ringraziamo Sinocare per averci fornito il misuratore che avete visto oggi e qui sotto in descrizione trovate il link per poterlo acquistare con uno sconto del 10%. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video qui su Infermieri Online. Ciao!